Ciao grandissimi e bentornati sul canale. Oggi nuova recensione di un drone, un prodotto che è un po' datato, c'ha circa un paio d'anni, però a me stuzzicava l'idea di farvelo vedere, perché è praticamente un prodotto che c'ha tutto integrato, non dovete portarvi altro, a parte le batterie, il drone radiocomando. Parliamo dell'Absan X4 H107 D Plus. Questo è il drone. Con fotocamera 720 pixel integrata. 720p, ogni volta vi dico pixel ma è p. Ricarica batteria direttamente da presa USB o dal caricatore in dotazione all'interno della confezione. Batteria da 520 mAh che si sgancia da qui, vediamo un attimo. Che si sgancia da qui, boom, caduta. Eccola qua, 520p, una da 3,7 volte che si ricarica in circa tre quarti d'ora e vi darà modo di volare per 7-8 minuti. Alloggio micro SD, card per registrare foto e video, tasto d'accensione e poi c'è integrato un trasmettitore FPV da 5,8 GHz. Ma la cosa carina è che il drone è così piccolo mentre il radiocomando è stomatascione. Stomatascione significa che c'è integrato un. Qui intanto ci stanno dei cani che si stanno massacrando. C'ha integrato un monitor, speriamo che vengano qui, perché io ho pure paura dei cani. C'ha un monitor da 4,3 pollici dove vedrete le immagini trasmesse dal drone, più tutta quanta la telemetria relativa al drone, quindi batteria, stato di carica di batteria, segnale e tutto il resto. In più c'ha gli stick di controllo, i trim per migliorare la calibrazione, tasto accensione, tasto per effettuare foto e tasto per effettuare video. Poi qui di lato ci hanno messo delle cose inutili, sia di qua che di qua. Qui abbiamo uno slot SD card che a detta del manuale non serve a nulla, io non lo voglio neanche provare. Una presa USB che serve, una presa di servizio che serve per aggiornare i firmware, ma vi sconsigliano di utilizzarla. E poi sono due jack cuffie che non servono a nulla. Il radiocomando si alimenta con quattro batterie da 1,5 volt, le classiche stilo AA, ce ne vogliono quattro. Per il resto, ragazzi, non vi dovete portare appresso nient'altro. Quindi, drone con la sua batteria carica e radiocomando, che è questo qua. Ma adesso andiamo a vedere le varie procedure di calibrazione perché il manuale è abbastanza fitto e andiamo a vedere a cosa serve. Partiamo con l'accensione del drone tramite questo tasto. Tenete premuto per qualche secondo e lui comincia e lui accende i LED. Per cui lo possiamo riposizionare a questo punto su un piano orizzontale. Poi prendiamo la radio e per l'accensione dobbiamo fare la calibrazione degli stick. Ci sono due calibrazioni, una per il mod 1 e una per il mod 2 di volo. Mod 2 di volo, che è quella più comune, è quella che ha l'acceleratore qui in alto, qui a sinistra. Per cui alzate per il mod 2 gli stick in questo modo in diagonale, ci vuole un polipo, e accendete. E lui vi dice che bisogna calibrare gli stick. A questo punto ruotate gli stick così per circa 3 volte e poi premete questo tasto. System Initializing. Ora fa il bind con il drone ed ecco qui le immagini trasmesse dalla fotocamera del drone. Per avviare i motori del drone dovete fare in questo modo. E lui si avvia. A questo punto potete partire.
Lo stick di sinistra ha una duplice funzione. Se lo premete e lo rilasciate subito, lui entra in modalità headless mode, mentre se lo tenete premuto per qualche secondo e muovete questo stick o a destra o a sinistra dove preferite voi, il drone seguirà una capriola. Batteria scarica, abbiamo tenuto acceso per circa 10 minuti, se si può vedere. Ah, ragazzi, ecco, si è praticamente spento tutto quanto, per cui finisco la recensione in questo modo. Aspettate, mi sposto un po' più del là, va? Il drone, ragazzi, per quello che costa è validissimo. È piccolo, compatto, registra su SD card, fotocamera 720 pixel con ricevitore, trasmettitore, ricevitore FPV 5.8 GHz con monitor 4.2 pollici integrato su radiocomando. Più di questo non potete chiedere, amore, scusate, ma sto pensando, io penso sempre a mia moglie. Più di questo non potete chiedere. A questo punto, ragazzi, lasciate un bel like. Iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, ricordatevi che qualche giorno fa è iniziata la nuova serie per il volo FPV in acro, per cui se volete imparare seguitela. Non mi resta che salutarvi e ci vediamo alla prossima recensione. Ciao a tutti da Piero.